Mentre Belen e Stefano fanno pace, sono stati fotografati insieme dietro le quinte dell'Isola dei Famosi e oggi sono partiti alla volta di Dubai per un viaggio chiarificatore. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno vissuto il loro primo momento di nervosismo post-reality. Secondo quanto rivelato da Federica Panicucci nel corso dell'ultima puntata di Mattino 5, il gordo e la sua gorda avrebbero già avuto il primo litigio. La lite sarebbe avvenuta in occasione del party organizzato per la finale dell'Isola dei Famosi, festa alla quale i due hanno partecipato in coppia. Appena rientrata dall'Honduras e tornata in studio, la piccola di casa Rodriguez è stata protagonista di un lunghissimo abbraccio in diretta con l'ex tronista, un abbraccio seguito da un bacio che ha chiarito quanto fosse ancora accesa la passione tra i due. Ritornata all'ordine per dovere, ma sempre con un occhio rivolto verso Francesco, Cecilia ha detto di aver sentito moltissimo la sua mancanza e che avrebbero recuperato il prima possibile. Proprio in occasione del party ripreso dalle telecamere della trasmissione Notorious, ha aggiunto anche che la prima cosa che avrebbe fatto una volta tornata a casa sarebbe stata proprio trascorrere una notte di passione con il suo fidanzato. Purtroppo qualcosa non deve aver funzionato all'interno del suo piano idilliaco perché pare che i due siano stati i protagonisti di una furiosa lite, disputata di fronte agli sguardi allibiti dei presenti alla festa. Non è chiaro il motivo del contendere, ma i due, entrambi passionali, avrebbero dato spettacolo pur senza entrare nel dettaglio di quanto li ha spinti a litigare. Nessuna crisi in vista, però. Subito dopo la lite e ancora innamorati come il primo giorno, Monte e Cecilia avrebbero fatto pace. Con ogni probabilità, sarà stata la gelosia a farli innervosire. Cecilia è momentaneamente al centro dell'attenzione, impossibilitata a dedicare a Francesco tutte le attenzioni che il giovane sente di meritare. Sarà stato questo a farli discutere in maniera tanto animata? Chi se ne frega.